ho messo l'orecchio da gatto così assomiglio di più a Catra. E buonasera a tutti i vegani del centro, io sono Fiodoro e oggi andiamo a parlare di una serie originale di Netflix, ossia Shira e le principesse del potere. Per quelli che mi seguissero sui social avrete di sicuro notato che ho messo dappertutto dei sondaggi per capire quanti di voi avessero visto questa serie. In realtà l'avevo fatto per due motivi, sia perché io l'ho vista e mi è piaciuta tantissimo e quindi volevo cercare di capire se parlarne con voi, ma anche per il fatto che, visto e considerando che è in previsione una seconda stagione, non mi chiedete quanto perché non ne ho idea, so solo che la devono fare, che sarebbe in programma farlo, ma sto cercando di capire se sia opportuno portare Shira tra le serie trattate sul canale oppure no. Comunque, ritornando ai sondaggi, molti di voi l'avete vista. Alcuni ancora non l'hanno vista ma mi hanno chiesto di parlarne, altri invece proprio non l'hanno nemmeno sentita. Quindi nel dubbio tagliamo una testa al toro portandola durante Un filo d'oro consiglia. La serie in realtà è un reboot di un'altra serie uscita a metà degli anni 80, dove in origine Shira era la sorella gemella di Iman. Ora, visto e considerando che non so più o meno che età avete, diciamo che siete liberissimi di non conoscere Iman, ma sono sicura che almeno a livello iconico o di meme lo conoscete di sicuro. Per farvi intendere, Iman è questo. Shira in realtà in origine era nata come la controparte femminile di Iman, che serviva essenzialmente una serie per vendere dei giocattoli anche alle bambine, perché all'epoca era così, cioè in realtà è così pure adesso, però vabbè. Come al solito andiamo a affrontare la trama a grandi linee senza fare spoiler, non vi preoccupate, per poi andare a parlare della serie in sé. La storia si introduce nella zona della paura, dove due ragazze, Adora e Catra, si addestrano fin da piccole per essere dei bravi soldati e per conquistare il mondo di Eteria. Ma tutto cambia completamente quando, durante un giro nel bosco, ad Adora vengono delle strane visioni, si può dire. Trova una strana spada e scompare nel momento in cui arriva Catra. Inizialmente pensa che sia stata solo una visione, ma quando ritorna in quel luogo scopre che non solo la spada era vera, ma che sprigiona un potere che risponde solo a lei. E dopo un'altra piccola disavventura, Adora incontrerà Glimmer e Bo, membri della ribellione che combattono appunto l'Orda e che fanno aprire gli occhi ad Adora, rendendosi conto che l'Orda non sta aiutando il mondo, ma lo sta distruggendo. Parallelamente, a Catra verrà affidato l'ordine di riportare indietro Adora, perché a quanto pare lei è stranamente preziosa. E questo perché lei, grazie al potere della spada, riesce a trasformarsi in Shira, principessa del potere, guaritrice di piante, riparatrice dei cancelli, colei che è sopravvissuta a voi sapete chi, madre dei draghi, vincitrice degli Hunger Games, figlia del dio Nettuno e prima supereroina che porta le culotte sotto la gonna, che decide non solo di restare con la ribellione per aiutare il mondo, ma anche per cercare di capire qualcosa in più su se stessa e sul suo passato. La cosa ovviamente turba non poco Catra, che non solo si sente tradita dalla migliore amica, ma viene costantemente presa di mira più del solito dalla tessitrice d'ombre, che a quanto pare lei sapeva che Adora era Shira, e proprio per questo passerà tutto il resto della serie a cercare di riportarla indietro. Nel mentre, lo scopo della ribellione è quello di ricreare l'alleanza tra le principesse, perché dopo che è stata distrutta diversi anni prima, hanno adoperato la filosofia che ognuno per sé e Dio per tutti. Ma ovviamente insieme si è più forti, insieme si vince, e solo alla fine della stagione scopriremo qualcosa in più. Ora, la serie è composta da 13 episodi, c'è da dirgli solo una cosa: che dovete arrivare almeno fino al decimo, nel senso che la serie non succede niente di effettivamente costruttivo fino al decimo episodio. Dal decimo al tredicesimo scoppia la bomba atomica, e ve lo giuro, proprio in quegli ultimi quattro episodi tirano fuori delle colonne sonore veramente veramente spettacolari. Ora, se me lo consentite, però io vorrei fare qualche paragone con la serie degli anni 80, partendo dal presupposto che non è che ricordo granché di quella serie, perché ve l'ho detto, quella serie è andata dall'85 all'87. Io sono del 96, cioè c'aveva 10 anni già quando ero nata io sta serie. Però da quello che mi ricordo è completamente cambiato il contenuto. Ovviamente, ripeto, all'epoca essenzialmente serviva una figura femminile forte, perché negli anni 80 non è che veniva molto marcata questa cosa della femmina forte. Al massimo, se non sbaglio, no, nemmeno, Sailor Moon non è arrivata tipo negli anni 90 in Italia. Vabbè, insomma, la serie si basava unicamente sul fatto di questa principessa guerriera che prendeva a cazzotti tutti. Non credo nemmeno fosse troppo marcata effettivamente il vero rapporto che avevano dei personaggi. E questa invece no, perché al contrario la serie è molto concentrata non solo sulla figura del girl power, che vabbè, quello ormai sta dappertutto, ma è molto molto concentrata soprattutto appunto negli ultimi episodi sul sentimentalismo dei personaggi, riuscendo a capire che spesso la vera lotta non è solo quella esterna che facciamo con gli altri, ma è anche quella interiore che facciamo noi con noi stessi. A partire da Adora, costantemente combattuta tra le sue due personalità. Da un lato c'è Adora, il soldato dell'Orda che ha deciso di fare
fare del bene. Dall'altro c'è Shira, quasi semidea, dalla quale tutti si aspettano grandi cose, ma lei non è sicura di farcela. Oppure Katra, costantemente in crisi con se stessa per voler attaccare per non essere attaccata, e i sentimenti contrastanti che prova per l'amica. Perché in realtà, a proposito di questo, Katra non mi dà assolutamente l'idea di un personaggio malvagio, assolutamente. Ora, per chi se la ricorda, non guardate quella che è la serie originale, perché all'epoca ovviamente i personaggi non avevano 100 sfaccettature, cioè nel senso erano catalogati, c'è il buono, c'è il cattivo, c'è la spalla, c'è questo, e non potevano andare al di fuori di quelli che erano i loro ruoli. Ora ovviamente le cose sono cambiate e Katra, per quanto comunque sia, si comporti da cattivo e abbia l'aria del cattivo, mi dà l'impressione di essere quel tipo di personaggio che nel momento in cui effettivamente sarà messa davanti a un bivio, lei farà comunque la scelta giusta, cosa che è accaduta più di una volta, anche perché all'interno della serie aveva avuto più di un'occasione per annientare Adora, e anche Adora in realtà, però questo ne parleremo un'altra volta, eh. Oppure Glimmer, che si mette sempre costantemente in paragone con sua madre e proprio perché si sente una nullità cerca sempre di fare qualcosa di giusto. Boh, di fatto ci credo che è l'unico personaggio che non sono riuscita bene a identificare, diciamo. Più che altro mi sembra il classico personaggio spalla che alla fine si metterà con Glimmer di sicuro, perché sì. Però, boh, allora, o non gli hanno ancora dato effettivamente un'etichetta, tra virgolette, a sto personaggio, che magari acquisirà più personalità più avanti. A proposito, volevo parlare di un'altra cosa invece. Ho fatto caso all'interno della serie sia le ambientazioni, come si muovono i personaggi, come il rapporto che hanno i personaggi o come interagiscono alcuni personaggi tra di loro. Raga, ma assomiglia troppo alla leggenda di Aang e la leggenda di Korra. Pensateci un secondo, che peraltro sì, porterò anche quelle durante il filo d'oro consiglia perché me l'avete chiesto un 200. Ma perché si è visto sta serie? Ci sono alcune dinamiche che è troppo uguale alla leggenda di Aang. Le ambientazioni, il fatto costantemente di avere a che fare con gli spiriti, anche i tre protagonisti, Adora, Glimmer e Bo, sono rispettivamente Aang, Katara e cosa, e Sokka, e Katra e Zuko, che è cattivo ma in realtà è una piccola palla di pelo isterica, è gatto di base. E a proposito, ne stavo parlando con Steven Bubble, che ho una buona notizia per voi. Ora, inevitabilmente, chiunque abbia visto sta serie ha di sicuro notato quanto è LGBT. Che inizialmente per sta cosa sono anche contenta, però devo ammettere che per certi versi mi dà quasi fastidio, ma non per qualcosa. Perché ormai quasi non si riesce, almeno in un fandom, come è giusto che sia, non si riesce più a vedere due persone senza automaticamente shipparle. E la Katra Adora ship come non ci fosse un domani. Ma è stato confermato dagli autori stessi che all'interno della serie ci sono delle coppie LGBT. E loro in primis hanno dichiarato che bisogna far particolarmente attenzione alle protagoniste. Magari. Dunque ragazzi, io in realtà avevo intenzione di fare anche un piccolo video teoria complottistica come al mio solito, ma vi tengo un po' in tensione perché voglio non solo che vi andate a vedere la serie, peraltro disponibile su Netflix, ma voglio anche che mi scrivete se l'avete vista e se vi è piaciuta. Peraltro non vi preoccupate, se non avete Netflix vi fate la registrazione al sito e c'è un mese gratuito, e poi dopo decidete voi se tenere l'account oppure fate come faccio io, che mi divido l'account con una mia amica, così con 3-4 euro al mese va a scampate e vedete tutto. Va bene, gnocchi lessi, concludo qui il video. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta la serie e o se avete mai visto quello degli anni 80 e anche se avete mai visto i Men. Noi ci vediamo al prossimo video e nel mentre mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo. Ciao!